Tutorial andiamo ad installare Ansible sul nostro desktop con sistema operativo Ubuntu. Ansible come Puppet, Chef e altri tools permette appunto di automatizzare la configurazione di server, eccetera. Ansible appunto permette di automatizzare la configurazione di server Linux, Windows, eccetera. Quindi si configurano dei file e tramite questi appunto si possono ripetere le installazioni in modo automatizzato. È un prodotto gestito dalla Red Hat, che ora appartiene anche al DBM, quindi ci colleghiamo qua al sito docansible.com, poi il link lo trovate in descrizione. Andiamo a cercare. Ah, è scritto in Python, quindi dovete avere Python installato, Python 2. Minima, la versione di Python minima richiesta è la 2.6 o la 3. E quindi andiamo qua, cerchiamo Ubuntu. Ok, si può installare tramite apt, quindi facciamo partire il nostro terminale. Facciamo un apt update. Facciamo un apt update e andiamo poi ad installare questo software properties common. Andiamo ad aggiungere il repository di Ansible. E ora andiamo ad installarlo. Sudo apt install ansible. Sì, 60,2 mega. Nel frattempo che scarica andiamo a vedere se ci sono altre cose da fare. 100, ok, è anche possibile installarlo appunto scaricando il file curl tramite poi il pip di Python, però mai l'abbiamo installato con apt, quindi ce lo teniamo così. Ok, share computation. Forse vuole anche questa Python arg complete, andiamo ad installarlo. C'è Ansible 2.9. Ok, quindi dobbiamo installare anche questa libreria qui, Python arg complete, quindi vediamo. Installando. Forse vi lancio anche questo comando sudo activate -global -python -arg complete. Vediamo. Ok, dovremmo aver fatto tutto. Quindi ora vediamo come possiamo lanciare un comando per verificare che Ansible
Ansible si funzionante, non so, proviamo a scrivere Ansible, vediamo che succede. Ok, quindi ora Ansible installato. Allora, una volta installato Ansible, andiamo nella cartella etc. Ansible, e come vedete abbiamo queste due cartelle, una chiamata rules, cioè una cartella chiamata rules, un file host e poi Ansible CFG. Entrando in questa cartella possiamo cominciare a creare i vari file eccetera con le nostre configurazioni di Ansible. Ma se ne avete più di una e volete tenerle separate, potete copiare questo, quindi cp etc slash ansible. Potete copiarvelo in una vostra cartella, nel mio caso la metto in lavori personali, test Ansible, lavori personali, basta perché non l'ho creato la cartella. Devo mettere cp-rf per copiare anche i file. Ok, ora vado in cd lavori. Personali Ansible, qui trovi i file che abbiamo appena copiato da etc Ansible. L'unica modifica che dobbiamo fare è al file Ansible CFG. Dobbiamo appunto indentare, togliere l'indentazione da inventory e qua mettiamo solo host, quindi cancelliamo il percorso etc host etc Ansible e lasciamo solo host. In questo modo possiamo usare questa cartella in locale senza andare a sporcare la cartella originaria. Per questo tutorial è tutto, nel prossimo tutorial vedremo appunto come operare su un server eccetera con Ansible, fare delle installazioni di base eccetera. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.